Automotive 2017, il convegno nazionale delle tecnologie elettriche ed elettroniche per l'automotive. Quali sono stati i temi al centro della giornata? È un convegno che al secondo anno, seconda edizione, si fa qui a Torino. È improntato sulle tematiche dell'elettronica e dell'elettrificazione dei veicoli. In particolare sono stati trattati tematiche quali la sostenibilità e quindi la possibilità di applicare tecnologie elettriche ed elettroniche al campo della mobilità, quindi mobilità che costi poco, mobilità che consumi poco, che inquini poco. C'è tutta la partita dei motori elettrici, c'è la partita dell'elettrificazione del veicolo, che non vuol dire solo veicolo elettrico, vuol dire anche interazione del veicolo elettrico o ibrido con tutto l'ambiente circostante, quindi la comunicazione verso l'infrastruttura, la possibilità di fare ricarica delle batterie, carico e scarico delle batterie, le stazioni di ricarica, quindi. E poi si collega a questo tutta la partita della manifattura, quindi della costruzione dei veicoli che può diventare intelligente, può diventare più efficiente grazie all'introduzione delle tecnologie dell'informazione, quindi l'elettronica, l'informatica, la sensoristica, l'acquisizione dei dati. Perché questo appuntamento? Beh, Torino da sempre è la capitale italiana e tra le capitali europee dell'auto. Abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con numerose aziende del settore elettronico e informatico che si stanno interessando sempre più alle problematiche dell'automotive e della mobilità, e quindi la congiunzione di queste due linee, diciamo il cuore automobilistico di Torino e l'industria elettronica che guarda molto a Torino come centro di competenza, ha dato origine a questo convegno, come dicevo la seconda edizione, che sta crescendo anche come visibilità internazionale. Le prospettive di sviluppo per l'automotive a Torino? Credo che siano tuttora buone, nonostante un po' di modifiche che sono avvenute nell'ecosistema locale. Sappiamo che c'è stata della delocalizzazione della produzione di massa, ci sono possibilità, ci sono opportunità, il numero di addetti comunque è estremamente elevato nell'area torinese, ci sono degli investimenti pubblici fatti dalla regione con bandi competitivi tipo la piattaforma automotive che ha dato dei risultati di ricerca e innovazione molto importanti, quindi io credo che il panorama e il futuro sia comunque promettente, anche se, come dico sempre, bisogna darsi da fare, non si può stare seduti in poltrona ad aspettare che i risultati caschino dal cielo. Al centro dell'attenzione è anche il quadro normativo di riferimento. In Europa si sta lavorando molto per cercare di arrivare all'appuntamento del veicolo autonomo con delle normative e delle leggi che permettano di utilizzare questi mezzi di trasporto in modo continuativo, in modo massivo. Non siamo ancora al traguardo, si sta lavorando, c'è accordo tra le case automobilistiche, chi è in carico delle normative, l'autorità dei trasporti. In contemporanea anche l'allestimento di una mostra tecnica. Ecco, questa è l'ulteriore dimostrazione che l'industria torinese, l'industria piemontese e in generale l'industria dell'automotive continua a credere in Torino.